Rassegna stampa di oggi, 20 febbraio 2018. Questa è la terza edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Napoli, il politico dice: dammi 50.000 euro, la regione ti darà il contratto. In fanpage filma la consegna della valigetta. Dopo l'amministratore delegato della SMA e il figlio del governatore campano Vincenzo De Luca, l'ex boss di Camorra, Nunzio Perrella, incontra il presidente della società che si occupa del ciclo dell'immondizia iacolare e il suo intermediario Mario Olivieri, che si sentiva in odore di candidatura al Senato con il partito di De Mita. Festival di Berlino 2018, i registi gemelli romani dell'alberghiero al concorso, il nostro cinema non sarà mai comodo. Damiano e Fabio D'Innocenzo sono stati selezionati alla Berlinale, concorso della sezione Panorama, con il loro esordio La terra dell'abbastanza. La storia del nostro film, dicono, arriva da esperienze che ci hanno formato, ma abbiamo tentato di ridurla a tematiche archetipe, senza troppe sovrastrutture. Riteniamo il cinema sia una materia per tutti e che chiunque, anche dei ventottenni come noi, possano affrontare temi ultimi, fondativi, insomma. Ferrara, coniuge ucciso, il figlio delle vittime e il suo amico minorenni condannati a 18 anni. Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017, Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni sono stati assassinati in camera da letto. A ucciderli il figlio, all'epoca sedicenne, considerato il mandante, e l'amico di un anno più grande, insomma esecutore materiale del delitto. Elezioni Lombardia, l'oncologo scrive ai pazienti: votate l'assessore alla sanità Gallera. E lui dice: apprezzo, sono onorato. La missiva è stata recapitata ai malati di cancro che si sono affidati alle cure di Testori, che allo IEO ha diretto la divisione melanomi fino allo scorso marzo e ha fatto infuriare il candidato del centro-sinistra alla regione Lombardia, Giorgio Gori. L'assessore alla sanità, citato 2 volte nella lettera con carattere maiuscolo in grassetto al fatto.it, ha detto a chi ha inviato la lettera: non è mia responsabilità, immagino abbia rispettato tutte le regole. Siria, forze a filo Assad puntano ad Afrin, la Turchia bombarda i convogli. Anadolu, agenzia di stampa di Ankara, riferisce che dopo i colpi di artiglieria, scusatemi, dopo i colpi di artiglieri turca, i miliziani leali a Damasco si sono ritirati a 10 km di distanza. Lunedì i media ufficiali siriani avevano annunciato l'arrivo nelle prossime ore delle forze popolari nell'enclave curda per sostenere la tenacia degli abitanti contro l'operazione di repressione lanciata il mese scorso dal regime turco. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo comunque che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.